Sì, ha intuito perfettamente. Nel Vangelo di Marco, soprattutto, questo si ripresenta ogni volta. Cioè, anche di fronte a una persona guarita che vorrebbe dire agli altri, e di fatto poi avviene, ecco, però Gesù preferisce mettere a tacere. Perché? Perché lui vede l'ambiguità di quel parlare fin quando non si è giunti sotto la croce. Cioè vede l'ambiguità, la possibile ambiguità di essere frainteso come un messia miracolistico, trionfale, un messia che per molti versi è rappresentato così dai testi dell'Antico Testamento. Un messia tanto atteso dalla gente, così. Non dimenticate che siamo sotto dittatura e i romani ci sapevano fare come dittatori, tante ingiustizie, il fisco alle stelle, la gente soffriva e quindi tutti aspettavano un messia teocratico, politico, capace di appunto portare Israele a dominare sul mondo, detronizzando i romani. Questo si attendeva la gente. Notate che questo è anche l'annuncio un po' ambiguo, a dire il vero, di Giovanni il Battista. C'era tutta una corrente, che avrete studiato sicuramente con Don Massimiliano, di scritti detti apocalittici, dove fondamentalmente l'idea era questa: il mondo è marcio, il mondo è pieno di peccato, guarda qui questi dittatori cosa ne fanno, e noi non ce la facciamo, deve intervenire Dio. Dio deve intervenire come nell'Esodo, con mano forte e braccio teso. Sarà Dio che a breve scatenerà una sorta di incendio universale dove tutti i malvagi verranno distrutti. Invece coloro che vivono come Dio comanda verranno esaltati, che è il discorso fondamentale che fa Giovanni Battista, che proprio per questo è l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento. Giovanni Battista dice questo: se non vi convertite, Dio vi brucerà vivi. Come Pula, oppure già la scure posta alla radice della vostra vita, o cambiate vita o sarete falciati da Dio. Arriva Gesù e non ne brucia vivo uno. Uno. Non dice mai, non so, a uno zoppo, guarda che se non cambi vita ti azzoppo anche l'altra gamba. Mai. Anzi, quando deve passare per andare al Tempio di Gerusalemme, deve attraversare un villaggio di samaritani. Questi, che erano, diciamo così, scismatici per usare una nostra categoria, saputo dove andava Gesù, al Tempio della concorrenza, tra virgolette, dicono: tu qui non passi. Subito Giacomo e Giovanni, non a caso detti Boanerges, figli del tuono, dicono: Gesù, vuoi che facciamo una preghierina e Dio li brucia vivi tutti? I discepoli di allora. Questa era l'attesa del Messia. E Gesù non solo fece il giro del villaggio, ma rimproverò quei due. Anzi, Gesù prende e va a mangiare precisamente da coloro che erano la feccia della società di allora, i pubblicani, odiosi, odiosi, perché già riscuotevano le tasse. E quando uno è povero, immaginate come vede uno che... Ma per di più questi erano chiaramente collaborazionisti con i dittatori, e per di più la legge, non scritta ma praticata, era: voi potete fare la cresta che volete, la percentuale che volete, l'importante è che date a noi romani queste tasse che vi chiediamo. Odiatissimi. E Gesù prende e va a mangiare da questi qui. Sarebbe come se il nostro vescovo prendesse e andasse a mangiare a casa del capo dei mafiosi di un nostro paese qui. Scandaloso. Ecco, quindi Gesù non vuole essere frainteso. Per comprendermi, vienimi dietro,
fino alla croce, perché lì capisci che messianismo è il mio. Lo stesso Giovanni Battista, e chiudo, va in crisi. Quando è arrestato da Erode, Antipa, bene, sa che farà una brutta fine, ma ciò che lo angoscia in carcere non è la morte che lo attende a breve. Ciò che lo angoscia è che quel Gesù, che lui aveva riconosciuto e fatto riconoscere ai suoi seguaci come il Messia, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo, seguitelo, quel Gesù non bruciava nessuno, non amministrava la giustizia di Dio come lui aveva predicato, e va in crisi, è scandalizzato, dice il testo del Vangelo. Scandalon è una pietra che fa inciampare, la sua fede inciampa in questa visione messianica di Gesù. Ed ecco che, preso effettivamente da angoscia, manda due dei suoi discepoli, non può andare lui, è in carcere, manda due dei suoi discepoli a fare una domanda semplice ma da cui dipende il senso della sua vita: Gesù, sei tu il Messia o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù, che aveva appena finito di far del bene a tutti, ciechi, storpi, dice semplicemente ai discepoli di Giovanni: guardate, fate voi discernimento. E questo è il regno di Dio che ci aspettavamo, che avete dentro nel cuore. E per aiutarli nel discernimento cita tanti testi dei profeti, profeti come Giovanni, che presentavano questo Dio, oserei dire, dai due volti: un Dio buono con i buoni, un Dio giusto giudice con i malvagi. Andate a leggere queste citazioni di Gesù. Cita gli antichi profeti, ma cancella ogni volta, cioè non ricorda, apposta chiaramente, non ricorda le minacce. Io non sono qui a portare la vendetta di Dio, in me albeggia soltanto la misericordia di Dio. Ecco, per evitare tutti questi fraintendimenti, nel Vangelo di Marco Gesù si comporta così: taci, non dire niente a nessuno, hai fatto questa esperienza della grazia di Dio, tienila per te, se vuoi seguimi, e allora capirai, quando vedrai l'amore che mi ha spinto a darti una mano.